Domani dell'assoluzione devo confidare che sono state due le sensazioni che mi pervadevano. La prima era ovviamente di assoluta soddisfazione per un risultato giudiziario assolutamente importante che metteva fine definitivamente a quello che era questo strascico giudiziario che andava avanti da diversi anni e soprattutto era relativo a fatti, ricordiamolo bene, del 2007-2008, quindi stiamo parlando di fatti di 15 anni or sono. E su questo sicuramente è stato un momento di grandissima soddisfazione. Devo dire la verità, non l'ho mai vissuta in termini di incubo, in termini di in questa situazione di limbo che non finiva mai. Eravamo assolutamente convinti di tutta l'attività enorme che era stata fatta durante il periodo della società Pegaso e poi successivamente di come era andato il giudizio, dell'ottima attività professionale che era stata svolta dall'avvocato, collega, amico, fratello Michele Galise, sul quale diciamo qualche accenno farò ed è doveroso successivamente. L'altra parte del sentimento era sicuramente un sentimento di rabbia, era un sentimento che però andava avanti da molto lontano, all'indomani del fallimento della società. Era un fallimento che assolutamente io ho cercato di evitare in tutti i modi e anche il pubblico ministero me ne ha dato atto. Però purtroppo noi svolgevamo un'attività che era sostanzialmente esecutrice amministrativa, l'attività decisionale di direzione non spettava a noi, era una decisione sostanzialmente politica del Comune di Forio e quindi c'era una situazione di rabbia che sicuramente andava avanti da tempo, era un fallimento che assolutamente non doveva avvenire, perché assolutamente c'erano le condizioni e io avevo creato le condizioni affinché attraverso proprio una ex strategy che era stata messa in campo proprio anche in un ambito particolarmente delicato, con tutta una serie di pressioni che ricevevamo da fornitori, da erario e quant'altro, ma in ogni caso e soprattutto il dispiacere era diventato ancora di più maggiore nel momento in cui era nato questo procedimento penale. Certo è che sicuramente eravamo sicuri, eravamo decisi su quello che era l'ammontare della documentazione che portavamo all'interno del processo, ma da avvocati sapevamo bene che non sempre la verità dei fatti, la verità sostanziale, è conforme a quella che poi è la verità giudiziaria. Tu fai politica, non l'hai mai nascosto, sei parte attiva del parterre a Forio e non nascondiamola. Oggi ti levi anche un po' di zavorra da parte degli avversari che questo, diciamo, abbiamo sempre sentito il sindaco Del Deo riconoscere in Franco Monti l'artefice di tutti i mali possibili del comune di Forio e anche l'imputazione per il caso Pegaso era sicuramente un ostacolo alla pratica politica. No, è stato utilizzato anche diciamo già 5 anni fa in maniera del tutto strumentale e pretestuosa per attaccare, sebbene voglio dire legge alla mano, legge Severina alla mano, sicuramente questo non avrebbe mai comportato anche in eventuale condanna in primo grado ipotesi di incandidabilità o di incompatibilità. Nonostante questo, nonostante io lo sapessi, 5 anni fa è stata fatta proprio la scelta, proprio per rispetto delle istituzioni che noi abbiamo, di fare la scelta di non candidarmi direttamente, proprio perché per rispetto delle istituzioni in un procedimento così grave era importante, anche perché in questo noi ci crediamo molto, non intervenire direttamente in una campagna elettorale. Adesso ovviamente ha un dato sicuramente politico, ci consente di avere tutte le carte in regola per poter partecipare alla prossima campagna elettorale, che devo dire è un'attività che stiamo portando avanti già da tempo, non lo stiamo facendo soltanto in concomitanza del periodo elettorale, è una squadra di amici prima di tutto che sta portando avanti tutta una serie di valori, di ideali che conserverà anche in una fase successiva e speriamo che questo poi possa avvenire all'interno di un contesto amministrativo valido. Ci tengo a precisare, facciamo politica in senso stretto sicuramente perché siamo in mezzo alle persone, siamo in mezzo alla gente, le ascoltiamo, anche per l'attività professionale che svolgiamo cerchiamo di risolvere i problemi.
problemi, però a noi, è la dimostrazione di quello che è accaduto della Pegaso, ci piace più amministrare proprio nella parola in senso stretto, cioè in quella locuzione che consente di determinati problemi, di avere le competenze e le qualità di poterli risolvere, tenuto conto che i problemi nel caso di un ente locale sono sicuramente tanti e vari e c'è bisogno di avere tante persone che viaggino nella stessa direzione.